Ho fatto l'ebanista fino agli ultimi, quasi ultimi anni, poi ho fatto lo stendista lavorando per la Fiat. Diciamo che ho cominciato nel 70 proprio a fare continuamente, dove è proprio incominciata la passione vera e propria. Ho fatto così dai oggi, dai domani e sono arrivato a questo punto e sono contentissimo perché arrivato a una certa età andando in pensione e trovarmi ancora con tanta passione a fare queste cose. È un po' di tempo che è in ballo questa mostra, dovevamo farla a Franciacorta e poi dopo dalla Franciacorta dovevamo andare al teatro, invece siamo andati qui, siamo venuti qui. Questa è stata l'idea delle donne di centro, sono venuti a trovarmi uno, poi dopo due, poi tre, poi dopo abbiamo visto questa, abbiamo visto quell'altra e hanno deciso di fare questa mostra qui. Il signor Bonfante mi ha incorniciato tutti i miei quadri secondo il mio gusto. Mi mostrava il campione della cornice e io volevo questa cornice per questo quadro, questo tipo per quest'altro quadro. Nell'età dell'impressionismo sono tutti bravi. Il più scalpestrato, diciamo così, è Degas. Lui è solo lui, musica e donne. Tra cavalli, musica e danze, donne, lui ne ha fatte delle combinate di tutti i colori. Infatti io qui ho due o tre dei suoi quadri, di cui due o tre ancora devo finire, di cui ne ho tre, ho due nudi e un altro come questi qua. Questi sono due dei gazzi, era bravo, beh. Ah, era bravo, era bravo. Era matto ma era bravo. Nel fare i quadri con aghi e filo, copiando le grandi opere del passato, mi diceva Francesco, il passaggio più difficile e nel riprodurre le sfumature, e cioè i passaggi da un colore all'altro o da lo stesso colore ma con tonalità diverse. Bene, io credo che anche questa sia una capacità così che si esprime nella vita in generale, ma che si acquisisce ancora di più con l'età, cioè la capacità di vedere che il mondo non è bianco o solo nero. La capacità che non hanno i giovani, perché per i giovani o tutto è bianco o tutto è nero. Invece con la maturità e con la saggezza e con la capacità di guardare a fondo, con la capacità di vedere là dove altri non vedono, c'è la possibilità di entrare nel dettaglio, nelle diverse gradazioni, e quindi di essere più capaci di lettura della realtà, dello spirito, della conoscenza e della nostra umanità. Grazie.